Salve amici e ben ritrovati sul canale di Margi. Oggi vi proponiamo un dolce senza cottura, la torta fredda al caffè. Inizio mettendo in ammollo in acqua fredda 8 g di gelatina in fogli. Basteranno circa 10 minuti. Fatto questo, preparo la base. Utilizzerò 200 g di biscotti secchi e 100 g di burro. Trasferisco il burro in un pentolino e lo faccio sciogliere a fiamma molto bassa. Intanto con un robot da cucina trito finemente i biscotti. Metto tutto in una ciotola e amalgamo. Trasferisco il composto in una tortiera a cerniera del diametro di 18 cm che ho precedentemente rivestito con carta forno. Dopo aver livellato bene, metto in freezer per circa 10-15 minuti, o comunque il tempo necessario affinché prepari la crema. Ed ora preparo la crema. Sciolgo a fiamma dolce la gelatina che andrò a strizzare bene con 50 ml di panna per dolci. In una ciotola monto leggermente 350 ml di panna, 200 g di mascarpone, 50 g di zucchero a velo e 10 g di caffè solubile. Aggiungo la gelatina sciolta e lavoro con il frullatore ancora qualche minuto. Riprendo la base dal freezer e verso il composto che ho preparato. Ed ora non mi resta che metterle in freezer per almeno 5-6 ore. Ebbene amici, se questa ricetta vi è piaciuta, vi invitiamo a lasciare un like, un commento ed iscrivervi al nostro canale. Come sempre vi ricordiamo che per rimanere aggiornati sulle nostre ultime novità è sufficiente effettuare l'iscrizione al canale e cliccare la campanellina che trovate in basso a destra. In questo modo riceverete una notifica ogni qualvolta noi pubblicheremo un nuovo video. Vi aspettiamo numerosi!
utilizziamo fondendo a bagnomaria 160 g di burro. Andiamo a sminuzzare 400 g di biscotti digestive o digestive. Quando il burro sarà fuso, lo andremo ad unire anche ai biscotti. Io utilizzo questa grande quantità di biscotti perché voglio formare anche i lati del nostro dolce. Se volete fare solo la base, vi basterà la metà della dose. Questa è una teglia che misura 25 cm, anche se potete notare, il fondo è leggermente più stretto. Ho rivestito tutto con della carta forno. Per aiutarmi a far aderire la carta forno, ho leggermente spennellato con il burro. Aiutiamoci con un cucchiaio. Quando il guscio sarà pronto, lo andremo a mettere in frigorifero per farlo compattare. Andiamo a lavorare 200 ml di panna per dolci, questa è già zuccherata. Andiamo ora a lavorare 500 g di mascarpone con 50 g di zucchero a velo e 2 tazzine di caffè ristretto, che io ho messo tutta in una. Non c'è bisogno di cambiare le fruste, tanto adesso andremo a riunire il tutto. Riprendiamo ora la panna, lasciamone giusto un po' per la decorazione finale. Riprendiamo il guscio e versiamo la farcitura. Andiamo ora a mettere in frigo per qualche ora, se vi è possibile anche tutta una notte. Se avete più fretta potete passarla per qualche ora nel freezer.
Andiamo a decorare con la panna restante che abbiamo conservato. Come ultimo tocco, qualche chicco di caffè. Ed ecco la nostra crostata fredda al cappuccino pronta. Come sempre, se la ricetta vi è piaciuta, vi invitiamo a lasciarci un commento giù in fondo al video, un like, ad iscrivervi al canale se ancora non lo siete, attivando la campanellina di notifica che vi avviserà ogni qualvolta pubblicheremo un nuovo video. Alle prossime ricette! Ciao a tutti da Margie!